Sì, grazie Presidente, ma forse il capogruppo Caliandro non si è accorto che noi oggi parliamo della manovra di bilancio della Regione Emilia-Romagna e non quella del Parlamento. Quindi se vuole andare in Parlamento a discutere, può sicuramente andare in Parlamento a discutere e aspettare la conclusione della discussione in Parlamento, come fra l'altro avveniva gli altri anni. Non è che noi abbiamo mai chiuso la nostra manovra di bilancio prima della manovra di governo. Quindi non capisco quale sia il problema. Parlando di dittatura, a me sembra che le manovre degli anni dei governi precedenti fossero dettate dall'Europa. Noi quest'anno abbiamo fatto una manovra che si chiama manovra espansiva e per questo si è discusso con l'Europa per dimostrare che quella manovra aveva un senso e sta in piedi. Tanto che anche oggi si parla di questa manovra, di questa regione, come manovra espansiva, perché usare ormai certi termini e certi atteggiamenti, quelli del governo del cambiamento e anche quelli del Movimento 5 Stelle, comincia a essere interessante dal punto di vista elettorale. Quindi prendere su alcuni temi e alcune modalità comunicative comincia a essere interessante. Tornando alle infrastrutture, oggi non parliamo del PRIT, ma brevemente, il tempo per realizzare le infrastrutture ce l'avevate. Cioè, abbiamo un PRIT fermo al 98 e in questa legislatura il PRIT è ancora lì che galleggia e forse ne parleremo durante, immagino, quest'altro anno. Quindi la pianificazione delle infrastrutture in questa regione è ferma da tanti anni, perché non è semplice pianificare le infrastrutture, ma mi sembra che la lentezza ci sia stata. E non è che il Movimento 5 Stelle è contro le grandi opere, il Movimento 5 Stelle dice semplicemente che le grandi opere vanno valutate costi-benefici. Se pensate al terzo valico, alla fine c'è stata una valutazione costi-benefici e si dice adesso, anche con dei mal di pancia, perché erano state espresse delle posizioni, che la valutazione costi-benefici dà un risultato. Quindi non è che si è contro, ma una grande opera va sempre valutata costi-benefici e debito, perché voi dite no, voi volete fare le manovre a debito al governo nazionale. Ma le manovre a debito si fanno se si realizzano anche delle grandi opere che sono inutili, quindi ogni opera va valutata nel suo contesto ed è inutile dire che se non si è fatta pianificazione dagli anni 90, dagli anni 80 fino ad oggi è colpa di questo governo. Tornando a questo bilancio, ovviamente la nostra posizione, il nostro voto è negativo rispetto anche a tanti tagli che sono stati fatti in questi anni rispetto alla sanità e tante cose che non sono state fatte riguardo l'attenzione per l'ambiente.